Climate Now, in collaborazione con Copernicus. Benvenuti su Climate Now, sono Jeremy Wilkes e questa è la nostra nuova rubrica mensile su ciò che sta realmente accadendo al nostro pianeta. In questa edizione andiamo a vedere e toccare con mano come i ghiacciai stanno scomparendo davanti ai nostri occhi. Tutti i ghiacciai in Svizzera stanno perdendo massa molto rapidamente perché fa troppo caldo. Altro tema, gli incendi in Amazzonia avranno davvero un effetto sul clima, ma prima andiamo a vedere gli ultimi dati del servizio sui cambiamenti climatici Copernicus. A livello mondiale è stato il secondo agosto più caldo mai registrato, con temperature di 1,2 gradi centigradi superiori alla media preindustriale. È stato più secco del solito nella penisola iberica, in Francia, Benelux, Germania e Polonia. Potete vederlo in questa mappa sulle anomalie nell'umidità del suolo per il mese di agosto. E guardate qui, in Canada è stato molto più umido del normale, mentre qui in Siberia è stato più secco della media. La siccità ha contribuito agli incendi in corso nella regione, mentre uno dei grandi eventi di agosto sono stati gli incendi in Amazzonia. Ma quale impatto a lungo termine avranno questi roghi sul clima? L'ho chiesto al professor Martin Wooster, esperto delle relazioni tra incendi e cambiamenti climatici. Quando parti di foreste sono abbattute o bruciate, si sostituisce qualcosa che immagazzina molto carbonio con praterie o campi coltivati che ne immagazzinano molto meno. Questo significa un rilascio netto di carbonio nell'atmosfera sotto forma di CO2, la principale causa dei cambiamenti climatici, ed è così che questi incendi possono avere un effetto sui cambiamenti climatici. Vediamo qui i 7 indicatori climatici globali che ci mostrano le tendenze a lungo termine su un pianeta sempre più caldo, con gas serra e livelli del mare in aumento. Ma concentriamoci sui ghiacciai. Qui potete vedere un grafico di come la massa di un gruppo rappresentativo di ghiacciai si sia ridotta dalla fine degli anni 50. Ma come sappiamo che i ghiacciai stanno sparendo e come si presentano sul terreno qui in Europa? Sono stato in Svizzera per scoprirlo. 3.000 metri sopra il livello del mare, nei pressi della stazione sciistica di Crans-Montana, questi scienziati venuti da Zurigo effettuano un controllo di routine con le loro apparecchiature di monitoraggio dei ghiacciai. Questo è il ghiacciaio della Plaine Morte. È un ghiacciaio piuttosto grande in Svizzera, ma è anche molto speciale. A superficie piatta è collocato in una sorta di enorme vasca da bagno e non ha una vera lingua glaciale. È solo piatto. Ma ha qualcosa in comune con tutti gli altri ghiacciai alpini: si sta rimpicciolendo. In 30 anni ha perso quasi 50 metri di altezza. Per misurare quanto il ghiaccio si sia sciolto, i glaciologi usano un sistema semplice e affidabile. Inseriscono dei paletti graduati. Ho appena misurato sul paletto quanto ghiaccio abbiamo perso in questo punto dallo scorso ottobre. Abbiamo perso circa 1,40 m, quindi la superficie del ghiaccio era all'incirca qui e si è abbassata fino a qui. Negli ultimi 10-11 mesi. Può non sembrare estremo, ma in realtà ora ci troviamo nella parte superiore del ghiacciaio e questa regione dovrebbe essere coperta di neve in questo periodo. Il ghiacciaio dovrebbe guadagnare un po' di massa, ma in anni come questo, anzi in tutti gli anni dell'ultimo decennio, il ghiacciaio qui ha perso massa. Il suono del ghiaccio che si trasforma in acqua è dappertutto e la ragione è semplicemente che negli ultimi tempi fa troppo caldo. Di neve ne abbiamo. Gli ultimi due inverni abbiamo avuto una quantità enorme di neve. In questo punto ne abbiamo avuti più di 5 metri ad aprile e maggio e pensavamo che sarebbe stato abbastanza per far riprendere massa al ghiacciaio, ma non è stato così. Le temperature in estate sono state così alte che si è sciolto tutto e ancora adesso il ghiacciaio sta perdendo massa. Dal 1850 in Svizzera sono scomparsi più di 500 ghiacciai e si prevede che almeno 2/3 di tutti i ghiacciai alpini spariranno entro la fine del secolo. Il nostro tempo finisce qui. Per saperne di più, cliccate su euronews.com/climatenow. Vi do appuntamento al mese prossimo per un nuovo aggiornamento sul clima. Climate Now, in collaborazione con Copernicus.